Da Andrea Catalani un cordiale saluto a tutti gli appassionati di calcio, anche quelli di calcio minore, forse soprattutto di questo, e un benvenuto, oltre che un augurio di felice anno nuovo, un benvenuto a questi che si pronunciano come nomi caduti, piuttosto caldi alquanto evidenti di calcio di ogni categoria, 90 minuti che oppongono la squadra di casa e la cefalina. Avversario, allarga per Simonetti che poi cerca Beretta, anticipato però un momento da Cavani, tempestivo scontro tra seconda e classifica del Cagliari, su lo specchio scolare che credo sia Romano promettentissimo, classe 92, che ora veniamo a passare a Fiorino. Rete, rete è stata sviluppata da Rossoni che poi ha consegnato la sfera a Panico, il quale era passato con la bandierina cross di Cavani,
intanto seguiamo il calcio di punizione da parte levantese, sicura, nonostante gli avversari, non poteva andare meglio per il pubblico del Cipriano Miceli, però il campionato lo vediamo, non si arrende. Comunque il vecchio è sempre lì, alla fine palla rinviata e comunque fischio finale, fischiato, anche se sembra una ripetizione da parte del signor Falco in questo momento, anzi pochi istanti fa, e dunque partita che si chiude con la vittoria per 2-1 della Ceparana, che questa sera è il nuovo migliore in questa prima categoria, avendo prevalso in questo recupero tutto sommato ben bello. Si è arrivato qualche scarmiglia dialettica, di discussione, di qualche ammonito forse di troppo. Sì, mister Sabatelli, bastano i due gol, due di Giuseppe a spiegarlo, oppure dov'è che è nato questo 2-0 che avete rifilato al vecchio Levanto? Ma è nato in tanto lavoro che hanno fatto i ragazzi, in tanto lavoro che ha fatto lo staff tecnico in queste settimane, ma non solo in queste settimane, in questi 5 mesi che sono stati per loro, penso, abbastanza pesanti, però vengono ripagati da qualche risultato. Ecco, quindi il merito va a quelli che hanno giocato, ma anche e soprattutto a quelli che giocano un po' meno, però si fanno sempre trovare pronti al momento giusto. Ecco, questo è il segreto, se segreto ci può essere, perché nel calcio non inventa mai niente nessuno. Ecco. Dunque, con ciò abbiamo rapidamente, devo dirlo, complimenti, visionato quello che è stato il passato e il presente, quello che è il presente, cerchiamo di dare un'occhiata al futuro. Allora, senti, Ceparana neo capolista in prima categoria e campione d'inverno, cosa vuol dire o può voler dire? Ma vuol dire che nel girone d'andata abbiamo fatto meglio degli altri, ora c'è un altro girone, c'è un campionato che da dicembre è una cosa diversa, perché tutte le altre squadre si sono rinforzate, quindi il campionato di prima categoria è un campionato particolare, perché fino a dicembre ha determinati valori, da dicembre in poi ne ha altri. Ora io mi aspetto un campionato molto più equilibrato, noi speriamo di continuare così, però c'è da essere veramente contenti di quello che hanno fatto questi ragazzi. Al di là dei risultati, della voglia che ci mettono e del gioco che esprimono. Dunque, signor Gallino, dirigente del vecchio Levanto, riconoscete la legittimità della vittoria avversaria oppure c'era qualcosa che meritavate e seppure in extremis non è successo? No, io sono un pareggio, secondo me sarebbe stato più giusto, però hanno vinto meritatamente, non c'è niente da dire, l'arbitro è stato all'altezza. Non è che ci vorrebbero i segnalini della federazione per arbitrare, per vedere un po' i fuorigioco, che tante volte è difficile vederli, però noi avevamo anche delle assenze importanti come Daneri, come Piropi, come Marchi, sono giocatori che quando non ci sono si sentono, però abbiamo fatto la nostra partita, secondo tempo, secondo me meritavamo anche il pareggio se ci stava, però hanno vinto loro, non c'è niente da dire, è una gran bella squadra, con due signori giocatori a centrocampo che hanno, quindi nessun problema, hanno vinto, al ritorno vedremo di vincere noi. Dunque, vertici della classifica in prima categoria un po' ridisegnati dopo questo 2-1 con il Ceparana neo capolista, secondo Focevara, terzi voi. Che significato ha tutto ciò? E niente, il campionato rispecchia, la classifica rispecchia il campionato, l'andamento. Noi purtroppo, ripeto, oggi giocavamo senza 3 giocatori importanti, una partita che era importantissima. Comunque niente, siamo anche noi quest'anno, vedremo fino alla fine, poi vedremo chi vincerà.
Allora, alla fine di Ceparana Vecchio Levanto, qualche chiacchiera con il match winner, l'uomo che ha deciso l'incontro con la sua doppietta. Si tratta di Giuseppe Panico. Allora, senti, è stata una mattinata intensa questa. Qui c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Cos'è che ti fa sinceramente più piacere? Il nuovo primo posto del Ceparana, il titolo di campione d'inverno, oppure la tua doppietta, il tuo titolo di nuovo capocannoniere, o che altro? Sicuramente il primo posto per la squadra perché è tutto merito del gruppo. La mia doppietta è servita oggi per vincere questa partita importante, però anche siamo contenti di essere campioni d'inverno. Ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Vorrei fare un elogio al gruppo perché è eccezionale. Io sono stato accolto, io vengo da giù, sono stato accolto in una maniera incredibile dai ragazzi e quindi i risultati si stanno vedendo. Senti, dov'è che siete stati, sempre che li siate veramente stati, o forse non era più giusto un pareggio, ma dov'è che siete stati, secondo te, superiori al Vecchio Levanto, dove avete vinto il match? Ma secondo me anche abbiamo dimostrato di saper giocare bene al calcio. Loro sono una grossa squadra con Beretta lì davanti che è mezza squadra loro. Noi abbiamo un gruppo importante, grazie al mister ci fa giocare in maniera fluida e riusciamo a fare tanti gol. Allora, Michele Maggiari, dunque, dopo questo 2-1 rifilato al Vecchio Levanto, Ceparana è neocapolista. Siete più forti di tutti, si può dire? No, 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 assolutamente, assolutamente. Noi dobbiamo stare coi piedi per terra, abbiamo fatto un gran girone d'andata sopra la più rosea aspettativa, il gruppo è giovane, c'è ancora tanto, tanto, tanto da lavorare. Probabilmente nessuno, nemmeno il più ottimista degli addetti ai lavori, pensava che Ceparana potesse chiudere il girone d'andata in testa alla classifica. Il merito è soprattutto di questo gruppo, che è un gruppo veramente unito. Io ho detto anche a loro, è 20 anni che gioco a calcio e questo gruppo mi sta ancora, mi ha ridato stimoli, voglia di correre in mezzo al campo e il merito è tutto loro, del mister, dello staff, perché se io a 40 anni sto ancora discretamente bene, il merito è anche del preparatore atletico soprattutto e di questa società giovane che sta crescendo e se il buongiorno si vede dal mattino, bene, bene, a Ceparana, bene. Senti, anche se in via molto anticipata, facciamo una presentazione del prossimo impegno. Il prossimo impegno è un impegno molto ma molto delicato perché giochiamo, se non erro, contro il Foce Amelia, che è una squadra in salute. Era partita male inizialmente, poi si è ripresa, allenata da un grande allenatore, nonché un amico, Cristiano Rolla. E dunque io penso che ci sarà da tribolare anche domenica, anche domenica. Adesso è inutile dirlo, le classiche frasi fatte, noi si vive la giornata, partita dopo partita, cerchiamo di rimanere lì il più a lungo possibile, poi quello che vedrà prenderemo, ci mancherebbe anche. Non dimentichiamoci che Ceparana l'anno scorso si è salvata ai play-out, scusate. Dunque. Grazie.